Buongiorno Fagnano, eccoci col video di informazione dell'amministrazione comunale del venerdì. Oggi è l'8 marzo ed è la giornata internazionale per i diritti delle donne. Un augurio a tutte le donne proprio in questa giornata che è la loro festa. E questa mattina, in una rassegna che do tutte le mattine a varie letture, mi è capitata all'occhio una frase che mi sono segnato e che a me è piaciuta molto. E questa frase è una frase di Charlotte Whitton che dice che le donne devono fare qualsiasi cosa due volte meglio degli uomini per essere giudicate buone la metà. Per fortuna non è difficile, così dice. Ecco, questa frase mi ha fatto molto riflettere per capire proprio in questa giornata, perché a volte sembra che noi queste cose ce le ricordiamo solo nelle giornate dedicate e mai tutti gli altri giorni, che la parità dei diritti comunque è ancora lontana sotto certi punti di vista e che bisogna ancora combattere perché ciò avvenga e che ci sia una vera parità di diritti dell'uomo e della donna. Situazione buche delle strade, è sotto gli occhi di tutti che ci sono in questo periodo soprattutto strade molto disastrate, causa anche il maltempo, oltre a lavori conclusi male. Il comune sta cercando di tamponare il più possibile, purtroppo però le condizioni meteo non danno la possibilità di intervenire e fare un lavoro fatto veramente bene. Stanno iniziando in questi giorni anche dei lavori di ripristino di Alfa che, se non ricordo male, dal 2016 non venivano più fatti sul nostro territorio. Sarà nostra premura poi chiedere anche a tutte quelle ditte che hanno svolto i lavori sul nostro territorio nell'anno 2023 per porre rimedio a ciò che ancora non hanno fatto. Quindi Fibra Ottica dovrà presto ricominciare con il ripristino e anche nel rimettere un po' più praticabile quei tagli strada che hanno fatto. Gli eventi della settimana. Partiamo con quello che abbiamo fatto questa mattina proprio per la giornata internazionale per i diritti delle donne e abbiamo piantato una mimosa all'interno del parco Bambini di Beslan. Lo scorso anno lo abbiamo fatto al parco Avisaido, quest'anno in questo parco. È un piccolo gesto che ci siamo dati come obiettivo tutti gli anni, il giorno della festa della donna, proprio quello di piantare questo segno che poi col tempo cresce e ci dà una mano anche a ricordare proprio il significato di questa giornata. Andiamo con gli eventi e questa sera in sala consigliare alle ore 21 una performance artistica di Annitta Di Mineo, mentre in sala Camino sarà allestita la mostra personale di Laura Montrasio, visibile fino al 10 di marzo. Sabato 9 marzo allo spazio Ozium alle ore 17, inaugurazione della mostra collettiva dal titolo Dettagli, che proseguirà fino al 17 marzo. Sempre sabato 9 marzo alle ore 18 in sala consigliare Maddalena Bertelè presenta il suo nuovo romanzo dal titolo Vera a metà, la storia di Vera che a 11 anni subisce grandi cambiamenti. Il 10 marzo invece la Proloco propone le visite accompagnate al castello e potete trovare le informazioni sul sito della Proloco. Non mi resta altro da aggiungere, un augurio ancora a tutte le donne, vi auguro un buon fine settimana, un buon inizio di settimana nuova e al prossimo video. Grazie a tutti.